dammi la gioia, dammi la pace, dammi la serenità. Io sono sicuro, Gesù, che è come sei venuto dentro di me, e pensate che noi diventiamo un tabernacolo, ma non un tabernacolo fatto di pietre o di marmo, ma un tabernacolo vivente, è il nostro corpo, è il nostro cuore. Stamattina, per intercessione della Madonna, che è stato il primo tabernacolo di Gesù, dove ha portato questo bambino per 9 mesi e poi lo ha partorito e ce lo ha dato, e dove lei stessa, osiamo dire, perché si è vissuta con Giovanni, Giovanni era sacerdote, anche lei dopo si è nutrita delle stesse carni e dello stesso sangue di Gesù, quando Giovanni celebrava l'Eucaristia. Chiediamo a lei, che è la madre, che ci possa aiutare a capire il dono grande di questo pane. E preghiamola che questo pane eucaristico, fratelli e sorelle, non ci venga mai a mancare, che questo pane eucaristico possa tutti i giorni nascere su tutti gli altari del mondo, che vengano mai a mancare i sacerdoti che tutti i giorni celebrano l'Eucaristia. Padre Pio viveva per la messa, sapete, viveva solo per la messa. Quando celebrava la messa, aveva terminato la messa, lui pensava già l'indomani mattina che doveva celebrare la messa, e con quanta preparazione. Quante volte l'hanno sentito i suoi confratelli parlando da solo, dicendo: Signore, alla vostra presenza, alla vostra presenza. Che la Madonna e Padre Pio ci aiutino a riscoprire la bellezza e la grandezza dell'Eucaristia.